Cambiamo argomento, il mondo dell'associazionismo culturale, religioso e sportivo e del volontariato si muove a Santa Margherita Belice in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma della settimana scorsa. Vediamo il servizio. Santa Margherita Belice, comune che conosce bene il dramma del terremoto per averlo vissuto nel 1968, ha promosso una raccolta fondi per le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma. Una raccolta fondi aperta ad altre associazioni che potranno aderire nei prossimi giorni in occasione della fiera e della festa di Santa Rosalia in programma il 4 settembre. Santa Margherita risponde così all'appello di solidarietà, cercando di contraccambiare quella ricevuta nel lontano 1968, quando fu proprio il Belice ed in particolare questo centro ad essere colpito dal sisma che allora seminò morte e distruzioni e di cui oggi ancora si vedono le ferite non sanate dopo mezzo secolo. Nei giorni scorsi è stata l'amministrazione comunale a dare un segnale di solidarietà, tendendo la mano alle popolazioni colpite dal sisma, devolvendo alla Croce Rossa Italiana un contributo straordinario di 5.000 euro per le necessità immediate delle popolazioni colpite dal sisma. Le associazioni di Santa Margherita di Belice, dopo i tragici eventi del terremoto del centro Italia, hanno pensato e si sono attivati per una raccolta fondi in denaro da destinare alle popolazioni colpite. Si era pensato varie forme di aiuti, si era pensato di raccogliere generi di prima necessità, generi alimentari o vestiario. Dopo si è optato per questa raccolta fondi. Sono intervenute già in prima istanza diverse associazioni di volontariato, delle associazioni religiose, delle associazioni culturali e sportive di Santa Margherita di Belice. Il mondo dell'associazionismo nella città di Gattopardo è abbastanza diffuso, conta più di 500 soci almeno in queste associazioni che hanno dato la loro adesione, e sono la Proloco Gattopardo Belice, il gruppo volontariato vincenziano, l'associazione Prometheus, l'associazione Eracle, la polisportiva Gattopardo, il comitato Santissimo Crocifisso e i camminatori di Santa Margherita di Belice. Il nostro è un modo per poter volere essere vicini a queste famiglie, a questa popolazione, anche perché siamo reduci da una brutta esperienza del terremoto del 68 e quello che ci circonda lo sta a dimostrare. Noi pensiamo di poter devolvere queste somme che si raccoglieranno a favore del mondo scolastico, dei bambini che sicuramente, vista l'età, visto il disagio, oltre a questo supporto economico, è un modo per essere vicino a loro e fare sentire la nostra presenza.